Balsamo, intanto come nasce Demos a Manfredonia? Demos nasce a Manfredonia il 9 marzo, formalmente, a seguito di un percorso di circa 4 anni. Una conoscenza avuta con ambienti, inizialmente della comunità di Sant'Egidio, che hanno portato a suo tempo alla nascita di questo movimento politico. Un movimento politico che è radicato in Italia, a Manfredonia è la prima cellula, in provincia di Foggia. E noi abbiamo voluto appunto far conoscere, presentare questo movimento a Manfredonia in questa fase, ma guardate, non tanto per la coincidenza di questa consultazione elettorale, ma proprio come stiamo provando a fare per riportare la cittadinanza, il cittadino, sulla riflessione politica, su quelli che possono essere dei temi, delle conversazioni. Proprio per questo abbiamo voluto organizzare questa serie di appuntamenti. Sono 6 appuntamenti, dal 9 aprile al 17 maggio, vertono su diversi temi. Oggi iniziamo con il tema del lavoro, delle fragilità e della vulnerabilità sociale. Saranno coinvolti appassionati costruttori di futuro in questa iniziativa a cui teniamo particolarmente. Si avvicina la campagna elettorale a Manfredonia, in vista delle amministrative viene presentato Demos, questo nuovo movimento politico, Democrazia Solidale, che in provincia di Foggia inaugura il suo percorso proprio a Manfredonia. Pura coincidenza con le amministrative? Ciro Del Nobile, lei che di politica ne ha fatta tanta qui. Ma coincidenza, sicuramente una coincidenza, perché il percorso diciamo di avvicinamento ad una espressione pubblica è abbastanza datato nel tempo, sono circa 4 anni, come diceva Paolo Balsamo, che questo movimento viene coltivato. Oggi chiaramente dal 9 marzo siamo a presentarlo alla collettività, ma perché? Perché il motto di questo movimento è la politica del noi. Sai bene che fino ad oggi probabilmente la politica è stata quella dell'io, soprattutto, e ovviamente vogliamo tentare una partecipazione della collettività, del cittadino, dell'elettore, perché chiaramente le delusioni, chiamiamole così, che sono state proposte alla città di Manfredonia sono talmente tante e forti che insomma la città ne sta uscendo molto 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 male. La disaffezione al voto è evidente e questa volta, per quanto la campagna elettorale diciamo sia prossima, credo che la disaffezione al voto si farà sentire ancora maggiormente. In che ambito vi collocherete? Non è una questione di collocazione, è chiaro che l'ispirazione è un'ispirazione di carattere sociale, cattolica, quindi l'area si può ben immaginare, ma non è un fatto automatico, non è nemmeno un fatto scontato. Certo è che noi prima partiremo da queste conversazioni che vogliamo avere con la città, dopodiché se ci sono le condizioni, se ci sono le adesioni, vedremo anche se è possibile partecipare al voto. Certo è che è quello che sta succedendo, per come si è impostata anche la fase delle aggregazioni dei vari gruppi politici, la fase delle trattative, diciamo non pare sia di buon auspicio a queste elezioni. Ecco, lei ha fatto l'amministratore magari in uno dei periodi migliori di Manfredonia, a fine anni 80, inizio anni 90. Che sensazione le fa vedere questa, che era fino a qualche anno fa il fiore all'occhiello della Capitanata, ma anche dell'intera Puglia, vederla proprio aver toccato il fondo? La sensazione è una sensazione veramente di scorticamento. Scorticati vivi siamo. E ti faccio diciamo un esempio, un paragone. Noi eravamo, quando io facevo l'amministratore, eravamo arrivati a 60.000 abitanti, ora siamo a 53-54. Una cosa, solo pensare che le risorse umane
migliori della città sono andate via. Già questo dovrebbe farci capire che dobbiamo rimboccarci le maniche, tutti, perché abbiamo lasciato il campo ad una parte della città che evidentemente cerca di sopravvivere, diciamo, rasentando la legalità o fuori della legalità, e questo non può essere, insomma, assolutamente per una collettività civile che si dice tale, non può essere.